Il posticipo dell'Adriatico Cornacchia chiuderà la 31ª giornata di Serie B. Pescara-Palermo è una gara molto delicata per entrambe le compagini. I biancazzurri devono ritrovare quei punti per proteggere la zona playoff. La vittoria dello Spezia ieri al photo finish mette pressione al Delfino. D'altro canto, il Palermo deve tenere il ritmo del Lecce in campo dalle 19 contro il Cosenza, coi salentini che hanno l'opportunità di agguantare in vetta il Brescia. Come anticipato ieri, vanno verso il ritorno dal primo minuto Balzano, Del Grosso, Monachello e Gravion, Brugman di nuovo in cabina di regia. Resta il dubbio modulo. Pillon ha anche provato la difesa 3 con l'inserimento di Perrotta, nel caso in avanti Monachello e Mancuso. La soluzione più probabile resta però coi tre davanti, e allora Perrotta in panchina, e potrebbe scattare l'ora per la prima da titolare di Del Sole. Palermo in emergenza, senza 6 giocatori tra infortuni e squalifiche, e con Murawski recuperato solo per la panchina. Difesa inedita con Pirrello e Sciminski, e attacco affidato a Puskas e Moreo col sostegno di Trajkovski. Fischio d'inizio alle ore 21 con la direzione di Nasca della sezione di Bari. Con l'arbitro pugliese, Pescara e Palermo finora hanno un bilancio lusinghiero. Per i biancazzurri 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con l'unico precedente stagionale risalente allo scorso 25 settembre, successo 2-1 sul Crotone. Per i siciliani 3 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. In questa stagione pareggio 2-2 al Barbera contro la Cremonese alla seconda giornata. Circa i precedenti nei vari campionati tra Pescara e Palermo, i rosanero sono in chiaro vantaggio con 17 vittorie, 19 pareggi e 8 KO, ma all'Adriatico Cornacchia è il Pescara a menare le danze, avendo conquistato tra le mura amiche tutte le 8 vittorie sul Palermo. L'ultima volta in Serie A, il 22 maggio di 2 anni fa, 2-0 targato Muric e Mitrizza. Nello scorso campionato cadetto, l'ultimo dei 9 pareggi in terra abruzzese, 2-2 coi gol di Capone e Brugman per i biancazzurri, Ciocev e Nesoroschi per il Palermo. Ultima delle 4 vittorie in Abruzzo dei rosanero, risalente al 22 marzo 2014, un successo grandi firme coi centri di Paolo Dybala e del Gallo Belotti, nel mezzo momentaneo pari di Mascara.